Siamo in compagnia con il mister in seconda del Gallipoli, Francesco Negro. Allora, mister, diciamo che per quanto riguarda la mia personalissima disamina del match, all'inizio siete stati anche abbastanza sfortunati perché potevate anche andare in gol, poi purtroppo anche colpa del forte vento che è stato il discusso protagonista del match, non siete riusciti a portarvi in vantaggio, poi il Galatina dopo il vantaggio ha gestito al meglio il match, credo che alla fine abbia anche dimostrato di, almeno quest'oggi, di essere più forte del Gallipoli. Cosa ne pensa lei del match? Ah, sicuramente abbiamo fatto un primo tempo positivo, io guardo la mia squadra, abbiamo fatto quello che ci eravamo preposti di fare in settimana, ma purtroppo quelle 3-4 palle che siamo riusciti a creare non siamo riusciti a concretizzarle, purtroppo poi al primo tiro in porta siamo stati diciamo, puniti. Però io non credo, sappiamo che comunque il Galatina è la squadra diciamo, attrezzata per poter vincere questo campionato, lo dicono i nomi dei calciatori che compongono la rosa, e noi siamo una squadra molto giovane, purtroppo ci rimane il fatto di aver fatto una buona prestazione, anzi io direi un'ottima prestazione, però poi purtroppo come il calcio sono gli episodi, no, che decidono, però io non ho visto il Galatina che c'è stato nettamente superiore, alla fine abbiamo creato 5-6 palle gol, loro forse prima del 2-0 non hanno mai tirato in porta, però purtroppo questa è una squadra, il Galatina, così forte, così attrezzata che può comunque vincere e chiudere la partita anche in questo modo qui. Cioè poi per il resto c'è poco da dire, noi abbiamo fatto la nostra partita, oggi la prestazione dei ragazzi c'è stata, ci hanno messo tutto. Però poi purtroppo sono stati gli episodi insomma, a condannarci, però voglio dire è solo la quinta giornata, abbiamo ancora tanto tempo per poter lavorare, per poter migliorare, e noi la cosa che conosciamo bene è soltanto il lavoro, ecco, solo su quello possiamo diciamo, battere per cercare di migliorare. Poi è normale che ogni partita, ogni domenica è sempre complicato, no? Sono tutte partite difficili, però insomma ci resta la prestazione e l'amarezza insomma di non essere riusciti a fare il risultato. C'è anche l'amarezza di non aver potuto disputare questo match davanti al sicuro folto pubblico che ci sarebbe stato. Cosa vuoi dire ai tuoi tifosi e cosa pensi che la vostra squadra in futuro possa ancora far vedere per quanto riguarda il proseguo del campionato? No, io ai tifosi dico senz'altro di starci vicini perché siamo una squadra comunque molto molto giovane, come dicevo prima, e quindi abbiamo bisogno dei nostri tifosi. Poi purtroppo oggi giocare così a porte chiuse cioè, toglie quello che poi è l'essenza del calcio, no? I tifosi, il pubblico, il divertimento. Oggi ci sarebbe stato sicuramente allo stadio a Gallipoli, ci sarebbe stato tanto pubblico e sarebbe stata sicuramente una festa dello sport, però purtroppo è inutile ritornarci sempre sulle solite questioni, sulla questione di domenica, ormai abbiamo chiuso questa pagina qui e andiamo avanti, però comunque senza dubbio è stato un peccato giocare una partita così bella, così importante qui a porte chiuse insomma, ecco. Ho visto un'ottima squadra del Gallipoli e quindi non mi resta che augurarvi in bocca al lupo e speriamo quindi in un proseguo di campionato con grossi successi da parte vostra. No, vi ringrazio. In compagnia di mister Gregorio Inglese, allora mister, ancora una prova di forza, dicevo, per quanto riguarda la tua squadra. Dicevo a Mortari che noto proprio anche da parte di giocatori che sicuramente il campione di promozione può stare stretto, questo spirito di sacrificio, questa amalgama di squadra che ogni partita si evidenzia sempre di più, quindi si può dormire sonni tranquilli di questo passo o ancora miglioreremo con questa squadra? No, noi fino alla fine dell'anno dobbiamo cercare di migliorare, dobbiamo crescere. Dobbiamo crescere su alcuni concetti dove stiamo iniziando a lavorare bene, ma possiamo ancora dare di più dato le qualità dell'organico. Ho visto una difesa pressoché impeccabile con i due esterni autentici Santuffi e un Carrino antico al centro dell'area che hanno marcato benissimo sia Nobile che Renis, però tutta la squadra ha ben giocato, anche se Angelo Benissimo non ha fatto gol, è stato sfortunato,
Rode ha sobbarcato tutto il peso dell'attacco e quindi ha fatto sì che i vari centrocampisti si inserissero e facessero andare il gol, come è successo in occasione del gol con Mortari. Guarda, secondo me tutta la squadra ha lavorato bene. Nella fase di palleggio abbiamo tenuto costantemente il pallino del gioco in mano, abbiamo avuto pochissime difficoltà, penso che possiamo crescere ancora. Mister, c'è qualcosa che ancora è da migliorare in questa squadra? Insomma, dobbiamo migliorare il modulo RUM che stiamo utilizzando con Piero. Ah, e allora Piero, mi raccomando, in bocca al lupo per il futuro. Crepi. L'autore del primo gol del Galatina in compagnia di Mortari, quindi Mortari, abbiamo visto una partita un po' condizionata dal vento, visto anche due ottime squadre in campo. Per coloro che ancora erano scettici per la forza del Galatina, diciamo che quest'oggi è stata una bella forza, una bella prova di forza da parte della vostra squadra. Sì, sicuramente la partita è stata condizionata un po' dal vento, noi al primo tempo eravamo il vento a sfavore, quindi ci ha condizionato il nostro gioco. Comunque ci siamo sforzati a giocare come sappiamo, la partita è stata un po' bloccata i primi minuti, poi abbiamo sbloccato il risultato e abbiamo affrontato una buona squadra oggi, quindi è una vittoria molto importante. Noi sappiamo la nostra forza, sappiamo che comunque abbiamo fatto 4 vittorie e un pareggio, ma non significa niente, il campionato è ancora lungo e la cosa che ci deve contraddistinguere a noi da Galatina è proprio l'umiltà di affrontare l'avversario, sia il primo che l'ultimo. Ecco. Ho notato proprio questo da parte vostra, voi che avete giocato sicuramente in categorie superiori, quindi per voi forse il campionato di promozione vi sta un po' stretto, però ho notato questa umiltà nell'applicazione degli schemi del mister, nel fare gruppo e di aver visto già la quinta giornata una buona squadra. Diciamo che di questo passo si può solo migliorare e quindi i tifosi del Galatina possono dormire sonni tranquilli a questo punto. Sì, sicuramente, noi ci adoperiamo a fare il meglio possibile. Il mister durante la settimana ci chiede di fare alcune cose, quindi noi ci mettiamo a disposizione dell'allenatore. Adesso ci sta riuscendo, molte giocate ci stanno riuscendo, quindi per il futuro siamo ottimisti, ecco. Sì, vedo che la tua posizione in campo con degli ottimi compagni sfrutti molto bene l'inserimento sulla fascia, proprio quest'oggi hai dato proprio questa dimostrazione. Quindi Angelo Benizzi quest'oggi un po' in ombra, però il suo lavoro è importante per voi che da dietro vi inserite e spesso andate poi in gol. Sì, Angelo a livello realizzativo sicuramente non c'è stato oggi, però ha fatto un lavoro di squadra incredibile, si è appoggiato tantissimo a noi, ha consentito proprio agli esterni di andare a calciare, insomma, a creare tante palle gol. E niente, noi continuiamo insomma su questa strada qui, Cappellini, ecco lo spirito di gruppo, no? Ora lo intervisteremo anche lui. Una dedica particolare per il tuo gol? Sì, al nostro pubblico che oggi purtroppo non è potuto venire qui a Otranto a seguirci, quindi la vittoria da parte mia, da parte di tutto il gruppo, è dedicata proprio a loro. Infatti abbiamo avuto quasi 500 ingressi nel nostro portale per vedere la partita in diretta, quindi un applauso particolare va anche a loro che purtroppo dal di fuori non hanno potuto assistere dal vivo a questa bellissima match. In bocca al lupo per il futuro. Crevi. La consueta intervista doppia a fine match, quest'oggi i due stantuffi di fascia, sulla mia destra Marco Malerba, sulla mia sinistra Simone Specchio. Allora iniziamo forse tra i due, Marco sei un po' più anziano di Simone. Facciamo iniziare lui. Allora Simone, un'ennesima conferma della tua bravura in campo, stai crescendo domenica in domenica. Com'è giocare con a fianco Carrino, Antico, Patruno, Cimarelli? Come ti trovi? Cosa stai imparando da loro giorno per giorno? Certamente molta sicurezza, molta sicurezza, e se nel caso ho bisogno di qualcosa mi stavo sempre vicini, pronti subito ad aiutarmi e a sciogliermi quei dubbi che si possono creare nelle partite o crescendo pian piano. La fascia destra, passiamo alla fascia sinistra. Allora Marco, per te ancora delle conferme, sei uno dei pochi riconfermati in questo 11 rinnovato galatinese, stai dimostrando anche tu domenica sempre più padronanza in campo. Quest'anno forse ti vedo ancora più sicuro, ma perché sono più forti gli atleti di quest'anno o perché sei tu maturato ancora di più?
Ma sicuramente con gli anni ci si matura di più e avere anche a fianco compagni di un certo livello ti aiutano tantissimo. Poi ho solo 22 anni, ancora c'è tanto da imparare, imparerò tanto anche da questi compagni. Certo. Il futuro, passo alla Simone. Simone, il futuro sicuramente è dalla tua parte. Qual è il tuo obiettivo? Cosa vuoi raggiungere nel mondo del calcio? No, un obiettivo preciso non c'è. Basta mettere impegno così e il lavoro porta a conseguenze, speriamo, soddisfacenti. Simone, tu praticamente sei l'under della squadra, sei uno dei giovanissimi. Quanto è importante per te avere una società, un ambiente che ti faccia lavorare nel miglior modo possibile? Molto, perché a quest'età non si smette mai di imparare. Sinceramente, con una società del genere sto imparando molto e mi aiutano in continuazione. Lasciamola tranquillo, dice Marco. La passo da Marco, che ormai parla da veterano, quindi dall'alto dei 22 anni. Allora, Marco, domenica scorsa l'allenatore dello Stella Ionica diceva che solo il Galatina può perdere questo campionato. Noi abbiamo dimostrato, anche il Galatina ha dimostrato anche quest'oggi, di essere una squadra molto forte in tutti i reparti. Il mister Gregory ha detto che c'è bisogno di tanta umiltà che oggi ho visto in campo anche di atleti, che forse la promozione è stretta per molti di loro. Per te il proseguo del campionato, il futuro del campionato, cosa ti prefissi e cosa pensi di poter dare a questa squadra? Ma sicuramente bisogna dare il 100%, tutti dobbiamo dare il 100% nel proseguo del campionato. C'è chi giocherà di più, c'è chi giocherà di meno, ma comunque si è visto anche oggi che chi è subentrato ha dato il 100%, correva dappertutto, si corre con umiltà, anche se sono atleti, anzi, di categoria superiore, ma corrono per la squadra. Diamo anche una battuta per l'avversario, che è una squadra molto giovane, la squadra del Gallipoli, si è dimostrata anch'essi molto forti, quindi molti di loro magari già li conoscete o li conoscevate, quindi cosa vi ha spezzato di più oggi il Gallipoli e cosa vi è riuscito meglio a voi che a loro non è riuscito proprio del tutto nel miglior modo possibile? Noi abbiamo giocato semplice, forse possiamo dire che abbiamo sfruttato di più le occasioni. Bisogna, secondo me, sfruttare di più le occasioni avute e potremmo fare male anche loro. Marco, possiamo dire che forse all'inizio siamo stati, il Gallina è stata anche un po' fortunata, perché due o tre situazioni da gol da parte del Gallipoli sono state sfruttate al meglio. Comunque, diciamo che alla fine credo che la vittoria del Gallatina sia alquanto fuori discussione. Sì, non è che è stato bravo il portiere nostro, non che sono stati sfortunati loro. Ha fatto due belle parate, tre belli interventi e ci hanno messo in difficoltà soltanto con tiri da lontano quando stavano a fuori di vento. Non abbiamo corso ulteriori pericoli e abbiamo meritato, secondo me, la vittoria nettamente. Potevamo anche triplicare alla fine, comunque un 2-0 secondo me è un risultato giusto. L'ultima parola la voglio dedicare ai tifosi galatinesi, che purtroppo per motivi disciplinari quest'oggi questo incontro si è dovuto disputare a porte chiuse. Simone, cosa vuoi dire ai meravigliosi tifosi galatinesi per il proseguo del campionato, sperando sempre di poter dare a loro grosse gioie sportive? Beh, è normale che una bella tifoseria incita sempre la squadra a far meglio. Dobbiamo essere noi a portarli allo stadio e speriamo che riusciamo a farlo per avere un bello spettacolo dei tifosi. Grazie. Allora, Marco, tu sei uno degli idoli dei tifosi galatinesi. Cosa vuoi dedicare a loro proprio dal tuo cuore galatinese che hai dentro? Li dedico innanzitutto questa vittoria e a domenica andiamo a vincere a Mottola tutti insieme. Allora, domenica tutti a Mottola, andiamo ancora a vincere. In bocca al lupo, ragazzi.